Presidente, Ponte Vecchio è uno dei luoghi simbolo di Firenze. Ogni anno ci sono tantissimi turisti, migliaia di turisti vengono qui ad osservare le vostre bellissime vetrine e a comprare. Oggi a livello di vendite, che cosa potete dire? Livello di vendite siamo in una grossa crisi. La mancanza di turismo si fa sentire, quindi abbiamo un buon 80% in meno rispetto agli anni passati. Quindi la situazione non è delle migliori. Vi siete riuniti, avete, diciamo, cercato di trovare degli accordi comuni, soluzioni, un modo, diciamo, per uscire anche un po' più velocemente da questa crisi? Allora, ci siamo riuniti più volte, anche in lockdown, tramite le piattaforme ovviamente. Ci siamo uniti, abbiamo fatto una protesta molto pacifica, ponendo dei cartelli sui nostri bandelloni, con la richiesta al governo, al comune, di venirci incontro con i pagamenti delle tasse che ci saranno. Con una cassa integrazione allungata, perché anche se noi siamo imprenditori e commercianti, facciamo parte di un indotto turistico. Quindi abbiamo le problematiche di tutti gli operatori turistici. Fin quando il turismo non riparte, noi avremo dei grossi problemi di gestione di costi. Che cosa vi augurate? Ci aspettiamo che Firenze torni in mano ai fiorentini e a un turismo più bello, la vecchia Firenze, la culla, una culla rinascimentale, quindi un turismo meno frettoloso, che sia più cosciente di quello che viene a vedere, di quello che visita e delle bellezze che Firenze può donare.